E ragazzi, finiti i contratti di assassinio, finalmente Leonardo verrà considerato dal sottoscritto, anzi neanche dal sottoscritto, da Ezio, perché tipo è 3 ore che sto operando a Forlì e 3 ore che mi chiama incessantemente. E adesso, amore mio, vengo da te. Però prima depredo questa barca. Qui! Sono qui! Zii, sono ad 1 metro, ti vedo. Dillo un'altra volta, dato che ci sei. Oh. Grazie, Ezio. Mi hai salvato la vita. Ho fatto quel che occorreva. Tu avresti fatto altrettanto. Ne dubito. Il valore non è il mio forte. Ti sono debitore, amico. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! Quello è il traghetto. Venezia ci aspetta. Il lascia passare? Di che parlate? Lascia passare? Non hai un lascia passare? Non si entra a Venezia senza lascia passare. Chi va invitato? Leonardo. Nessuno. Basta. Allora niente da fare. Tranquillo, Leonardo. Mi inventerò qualcosa. Non statevene lì impalate, mi serve aiuto! Caterina, sforza. Tutti a bordo. Però ora, che lei sia finita lì e il vestito sia completamente asciutto, è un po' strano, non vi sembra? Cioè, lei tutto lì, tranqui. Arrivo, non romper le palle. Come c'è finita lì, su quell'isolotto, con i vestiti completamente asciutti? Cioè, ce l'ha scaricata qualcuno, per forza. Non so nuotare! Vieni, vieni. Così mi dai lascia passare e forse mi dai anche altro, forza. Oh, siete carino. Le donne vi apprezzeranno. E come se lo apprezzano le donne? Non cercavo di far colpo, solo di aiutare qualcuno in difficoltà. Esattamente il motivo per cui fate colpo. E voi siete messer... Auditore, ma vi prego, chiamatemi Ezio. E tu, Caterina. Ora, Ezio, ti meriti una giusta ricompensa. Hai qualche suggerimento? Forse c'è qualcosa che potresti fare per me. Un bel... Sì, signora. Come va? Eccolo. Non ti darà più disturbo. Ho provveduto io. È bruttina, eh? Forse... Magari è la grafica del tempo. Fosse uscito oggi questo gioco sarebbe bellissima, però insomma... C'è di meglio. Sarebbe un piacere porgerti il benvenuto. L'ora di godere della tua ospitalità. Vi prego di accettare le mie umili scuse, signore. Se avessi saputo... Vabbè, sta facendo il suo lavoro. Non è sbagliato. Comunque, si va già a Venezia? Sta attento, Ezio. Lo sai chi era quella? La mia prossima amante? No! Non credo proprio. Quella è Caterina Sforza, figlia del duca di Milano. Suo marito è... Marito? Sì, marito. Suo marito è il signore di Forlì. Quella donna è potente e pericolosa quanto è giovane e bella. Bella, Leo, non lo so. E già ce ne andiamo a Venezia, così. Vabbè, io Forlì l'ho ripulita, quindi... Not bad, alla fine.